Il saccoletto, l'attrezzatura da pesca e soprattutto le vettovaglie. Il prosciuttino, le uova sode, i formaggini e il rosatello. Naturalmente ero in ritardo. Sono sempre in ritardo quando si tratta di fare i bagagli. All'ultimo momento c'è sempre qualcosa che ho dimenticato. Speravo con un po' di fortuna di farcela ancora a prendere il treno. Solo non avevo previsto una cosa. La serratura si era incastrata. Impossibile aprire la porta. Mi scusi, potrebbe farmi un piccolo favore? Sono sola in casa e... Le dispiacerebbe salire da me? Ah, l'avrei fatto volentieri, ma vado in campagna. E se lei mi avesse avvertito prima... Oh, ma che cosa ha capito? Sono rimasta chiusa in casa e devo prendere il treno. Lo prego, signore. Deve solo entrare da quella porta. La scala è proprio di fronte. Perderà solo pochi minuti. Salga al terzo piano, che è anche l'ultimo. È questa? Sì, provi a girare la sicura esterna. Beh, ora vediamo. Ah, sono salva. Un signore gentilissimo mi ha liberata. Annie, dove sei? Sta a sentire. Veramente era già aperta. Ah, le assicuro che sarà bloccata. Strano, funziona benissimo. Però quando la porta è chiusa... È lo stesso anche se è chiusa. Oh. Oh. E così abbiamo aspettato il fabbro. Un'ora, due ore, tre ore. Poi si è fatta notte... E lei ha cominciato a guardarmi storto, come se fossi stato io il responsabile. E lui ha cominciato a guardarmi storto, come se fosse stata colpa mia. Oh! Oh! Nessuno si sente. Chiamo i pompieri. I pompieri? Ma hanno quelle scale lunghe, lunghe. Ma non c'è nessuno in centro. E io invece dico che c'è. Ah, no. Sa che si rischia di disturbare i pompieri per niente? Oh, insomma, sono libera delle mie azioni. E io delle mie. Ah... Oh. Niente di rotto, meno male. E invece è rotto davvero. Ah, benissimo. Si è aperta? No. Si è rotta la maniglia. Ma la porta è più chiusa che mai. È chiaro che non aveva alcun desiderio di rimanere da me. Questo era già rassicurante. E quanto ai sistemi per uscire, non è certo l'ingegnosità che gli mancava, ma bisogna riconoscere che non era attrezzata. È lei? Mm? È ancora lei? Mm-hmm. È meglio al naturale. Mm. E al sole. Meno male che c'è il sole. Eh sì, è piacevole. Domani finiscono le mie vacanze. Non siamo andati molto lontano. Sa come dicono? Innamorati, volete fare un viaggio felice? Andate alle rive più vicine. Che cosa significa? Che quando si è in due, i più bei viaggi sono quelli che si fanno senza viaggiare. Innamorati. Perché ha parlato di innamorati? Non sono mica io che l'ho detto. È La Fontaine, nei Due piccioni. Lei è professore? No, fabbrico cornici. L'ho letto su un'incisione. Due piccioni si amavano di tenero amore. Ah, sì? È l'inizio. Ah, è l'inizio? Sì. E alla fine? Non ho voglia di conoscere la fine. Non ha voluto conoscere la fine. Secondo me non capisce la poesia. Certe sono fatte così. Insomma, al mio posto avreste tentato di chiacchierare un po'. Certamente. Si capisce. Tutti uguali gli uomini, o non vi guardano affatto, o vi guardano troppo da vicino. Ah, sì, è vero. Cosa? Mi voltò le spalle. Aveva l'aria scontenta che gli è propria. E alla fine mi sembrò che parlasse. Sì, aveva parlato, ma così sottovoce che non avevo potuto sentirlo. E poi cominciò a gridare. Deauville, rimpiange di non esserci andata? Io non rimpiango la mia vacanza sul fiume. In quel momento avevo una tale faccia da stupido che mi è venuta voglia di baciarlo. Sorrideva senza rispondere. Mi stava prendendo in giro. Io mi chiedevo cosa pensasse. Ma andate a capirlo cosa passa nella testa di una donna. Baciarlo? Non spettava a me prendere l'iniziativa. Niente. Chi è? Il fabbro. Era proprio il fabbro. Oh, oh. Che iello. Il fabbro che era stato chiamato due giorni prima. Aveva ritardato un po'. Disse che era colpa della moglie.
Pare che avesse poca memoria la moglie del fabbro. Allora lui, per farsi perdonare, volle assolutamente smontare la serratura rotta e metterne subito in opera una nuova. Rimase là più di 2 ore e non faceva che ripetere: quando penso che rischiavate di rimanere chiusi qui ancora una notte. Era così desolato che è stato necessario consolarlo. E dovetti pure ringraziarlo. Chissà come sarà arrabbiato quel tizio di Deauville. Lo consolerai domenica prossima. Questo non credo. Domenica ho intenzione di fare una gita in riva a un fiume. Tutta sola? No.